16 agosto. Il figliol dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Luca 19:10. Lasciarsi trovare. Questo verso del Vangelo di Luca tratta di Zaccheo, ritenuto un traditore per il solo fatto che era capo dei pubblicani, ossia un capo esattore delle tasse. Molto facilmente questi si sentiva solo, non compreso, abbandonato, forse anche della sua stessa famiglia. Zaccheo viveva in Gerico e seppe da alcune persone che Gesù doveva visitare questa cittadina. La sua curiosità lo spinse verso l'ingresso della città per poterlo vedere. Il racconto ci informa di alcuni fatti che avvennero tra Gesù e Zaccheo, il quale, dietro la chiamata che Gesù gli rivolse, si mise subito a sua disposizione, dimostrandogli che era pronto ad accogliere Gesù nella sua vita. Questo fu riconosciuto da Gesù come un atto importante che dimostrava non solo disponibilità, ma anche umiltà. Gesù viene a cercare e salvare ciò che agli occhi degli uomini è perito, per cui non si può fare più nulla, ma proprio quando l'uomo non può cambiare le situazioni, Gesù può operare ancora molto. Zaccheo fu abbastanza umile nel credere in Gesù, si lasciò trovare e fu salvato per grazia. Caro lettore, lasciati trovare anche tu da Gesù. Come? Attraverso la lettura della sua parola. Dio ti benedica.